Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, nel bellissimo brano evangelico che abbiamo proclamato e che ci dice il tema dell'Epifania, questa solennità che festeggiamo quest'oggi, Epifania vuol dire manifestazione. Bene, in questo brano evangelico Cristo si manifesta ai magi. I magi chi sono? I magi sono i rappresentanti delle genti, dei gentili, di noi, dei popoli lontani dal popolo eletto, che hanno conosciuto Cristo e conoscono Dio per via delle forze naturali. E proprio la chiamata di questi magi e questo brano evangelico rappresenta per noi e per tutti l'esempio più tipico della fede che corrisponde agli inviti della grazia. Essi dall'Oriente vedono una stella, probabilmente c'è chi dice un globo di luce luminosa, c'è qualcuno che come Keplero e tanti altri dicono che si era verificato nel settimo anno dopo Cristo quello che si è verificato anche quest'anno, no? L'allineamento di Giove e di Saturno, quindi un evento cosmico. C'è chi dice che fosse un angelo in forma di stella, San Giovanni Crisostomo dice che era una stella intelligente, o meglio una intelligenza stellata, perché era un angelo che li guidava. Ma San Tommaso dice che bisogna dire che era una vera stella. E perché, dice San Tommaso, perché Cristo volle mostrarsi sotto l'indizio di una stella, poiché egli, il re dei cieli, e quindi si è voluto manifestare con un indizio celeste. Salmo 18, i cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Ma qualunque fosse la natura di questa stella, cioè intelligente, un segno astronomico, qualunque essa fosse, sicuramente era un evento esterno visibile, ma ancora di più, mentre quei raggi esterni illuminavano i magi, ancora di più i raggi di un'altra stella li illuminava, la stella della grazia di Dio, che illuminava gli occhi dell'anima di questi saggi, facendo loro comprendere che era nato il Messia, l'atteso delle genti. E proprio loro, spinti dalla grazia interna e dalla visione esterna nei segni della natura, sono stati i primi, le primizie dei gentili, dei popoli lontani a venire ad adorarlo. Un grande predicatore di due o tre secoli fa in Francia, Bossuet, scriveva che la stella è l'ispirazione nei cuori. E ancora prima di lui, Papa San Leone Magno diceva che come esteriormente gli occhi venivano riempiti dalla luce della stella, così interiormente un raggio divino faceva la rivelazione, gli si rivelava. I magi comprendono bene cosa vuol dire questo segno esterno e anche questa forza interna, questa ispirazione, e sentono l'invito che è rivolto loro. E qui è l'esempio che noi tutti dobbiamo avere su come si segue la grazia di Dio, l'ispirazione di un istante o un segno che il Signore ci manda. Le tre qualità che i magi vivono e ci rappresentano sono la prontezza, la generosità e la costanza, che sono le doti fondamentali per una piena corrispondenza alla grazia di Dio. Anzitutto hanno una corrispondenza pronta, cioè vengono ispirati e prontamente rispondono. E questo esce fuori dalle loro stesse parole. Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. Abbiamo visto, siamo venuti. Abbiamo visto, è la grazia che illumina la loro mente, il segno di Dio che arriva loro e che muove il loro cuore. E siamo venuti, la corrispondenza alla grazia. Abbiamo visto l'ispirazione divina, la conoscenza di ciò che Dio vuole da loro. E siamo venuti, è l'accettazione dell'ispirazione, l'esecuzione del volere divino.
Vedere la stella e partire è stato un tutt'uno. Si può dire in un medesimo istante, questi gentili, questi neofiti, questi pagani sono passati dalla conoscenza, dalla cognizione, dalla consapevolezza al desiderio e dal desiderio alla risoluzione, all'azione, offrendoci così, cari fratelli e sorelle, un esempio incredibile e mirabile di prontezza di risposta agli inviti del cielo, ossia della vera devozione, che San Tommaso dice essere la prontezza con cui la volontà si dà a quelle cose che appartengono al servizio divino. Qual è la nostra devozione? Con quale prontezza noi ci mettiamo al servizio del Signore o rispondiamo ai richiami del Signore? Quante volte ci arriva una bella ispirazione a fare qualcosa di buono, a dire una preghiera in più, a fare una visita al Signore? Poi vabbè, forse la faccio dopo e tutto quello che rimandiamo a dopo. Invece noi a dopo dovremmo rimandare il male. Quello sì lo dobbiamo rimandare a dopo, che abbiamo la tentazione di fare o di dire del prossimo. Tutte le volte che abbiamo qualcosa da dire a qualcuno di poco simpatico, rimandiamolo a domani. Rimandiamolo a domani, che magari ce lo siamo dimenticato. Invece no, le ispirazioni di Dio bisogna accogliere con prontezza. E un esempio di questo ce lo dà San Francesco. San Francesco in un istante, quello che sentiva essere la volontà di Dio su di lui, immediatamente l'abbracciava, con una prontezza incredibile. Apre il Vangelo, andate senza bastone, senza sandali, senza borsa, bello, è quello che voglio fare, si è scalzato, ha tolto il bastone, si è tolto la borsa, tutto. Senza glossa, cioè senza commento, senza critica, senza stare lì a discutere, no, ma forse sarebbe meglio. Ha sentito che il Signore lo chiamava a fare questo, ha risposto con prontezza. Poi i magi corrispondono con generosità, cioè accolgono la chiamata che Dio fa loro attraverso la stella, attraverso l'ispirazione interna, ma quante cose devono sacrificare? No, pensate a quei tempi, mettersi in viaggio, un viaggio lungo, quindi sacrificare il loro riposo, forse la loro salute, per mettersi in un viaggio lungo, ricco di incognite, sacrificano i loro interessi, lasciano tutto quello che hanno e si mettono in cammino, seguendo un'ispirazione interiore e una stella. Sacrificano i loro affetti più cari, lasciano a casa parenti, amici, tutto. E sacrificano in un certo senso la loro stessa reputazione, perché chi li vedeva avrebbe detto: ma questi dove vanno? Sono matti. Che fanno? Seguono una stella? In una parola, per seguire la stella di Gesù, essi hanno dovuto rinnegare completamente se stessi, che è quello che dovremmo fare pure noi. Chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me, dice il nostro Signore. Chi perde la sua vita per causa mia la trova, ma chi trova la sua vita, chi vuole mantenere la sua vita, la perde. È la logica del Vangelo. Qui, cari fratelli e sorelle, potrei parafrasarlo, però secondo me è più efficace se ve lo leggo. Sono le parole dell'omelia per l'epifania del Santo Curato d'Ars. Il Santo Curato d'Ars, San Giovanni Battista Maria Vienne, è un santo parroco della metà dell'Ottocento, quindi abbastanza recente a noi, della post-rivoluzione, il quale era conosciuto sia per la sua devozione, per la sua santità, per i suoi miracoli e per la sua predicazione semplice e efficace. Quindi qui è lui che ci predica, io mi faccio strumento e lo leggo. Ahimè, fratelli miei, se per guadagnarci il cielo dovessimo fare dei sacrifici come quelli dei magi, quanto sarebbe piccolo il numero degli eletti. Ma no, sarebbe sufficiente che facessimo soltanto quello che facciamo per gli affari terreni e saremmo sicuri di guadagnarci il cielo. Vedete, un avaro lavorerà notte e giorno per ammucchiare e guadagnare del denaro. Guardate un ubriacone, sfacchinerà e soffrirà tutta la settimana per avere qualche soldo e poter bere la domenica.
Guardate questi giovani dediti ai piaceri, faranno parecchi chilometri con lo scopo di trovare qualche insipido piacere condito di amarezza. I tempi passano, ma siamo sempre uguali. Ritorneranno a notte inoltrata, arrivati a casa invece di essere commiserati verranno solo rimproverati, sempre che i genitori non abbiano ancora perso il ricordo di Dio che un giorno gli chiederà conto dell'anima dei loro figli. Vedete voi stessi che in tutti questi casi ci sono da fare molti sacrifici, tuttavia niente li scoraggia e si viene a capo di tutto. O per frode o per astuzia, tutto si riesce a fare per le cose di questo mondo. Ma ahimè, quando si tratta della nostra salvezza, che cosa riusciamo a fare? Quasi tutto ci sembra impraticabile. Confessiamolo, fratelli e sorelle, che il nostro accecamento è molto deplorevole. Facciamo tutto quello che facciamo per questo miserabile mondo, ma poi non vogliamo fare nulla per assicurarci la nostra eterna felicità. Qui il santo curato d'Ars sulla generosità. Quindi prontezza, generosità e costanza dei re magi. Perché la prontezza e la generosità non basta, perché un fuoco di paglia brucia in fretta e poi dopo che è bruciato che lascia cenere. E invece i magi hanno corrisposto anche con un'ammirabile costanza alla grazia di Dio, affrontando e travolgendo tutti gli ostacoli che incontravano. A un certo punto si fa buio, non vedono più la stella. Avevano fatto una bella parte di viaggio, sono in un territorio sconosciuto, non conoscono niente, nessuno, forse anche a malapena la lingua, e non vedono più la stella che li stava guidando, che hanno detto: ci siamo sbagliati, torniamo indietro. No, sono stati costanti, hanno perseverato nel buio, nella difficoltà, non sono venuti meno come noi, che basta che il Signore si nasconde un poco e subito stiamo lì a dire: il Signore non mi ama più, ma forse non è per me, forse mi sono sbagliato, e torniamo, diceva San Francesco, al vomito della nostra volontà, come il cane che si volge indietro e torna al suo vomito. No, questi vanno a cercare dove? A Gerusalemme. E chi è che risponde loro? Gli scribi e i sacerdoti vanno dove è la legge. Notate le parole dei magi: non domandano se è nato il re dei giudei, non dubitano un istante, è nato, questo già lo sapevano, ma domandano dove è nato. Non hanno il dubbio, e questo deve essere la fortezza e la costanza della nostra fede. Noi abbiamo delle certezze granitiche, o meglio dovrebbero essere granitiche, perché ci vengono dalla rivelazione divina. Quando un cristiano mi dice: sì padre, beh speriamo che c'è il paradiso alla fine, ma che fede c'hai? C'è il paradiso alla fine, c'è il paradiso. E anche se a volte ci possiamo così trovare in una tempesta, nella prova, nel buio, e la stella scompare, noi sappiamo che c'è. Dove è il re dei giudei? Dove è? La nostra fede è la luce che ci deve guidare, la nostra stella che ci deve guidare tra il marasma di questo mondo e tra tutte le contraddizioni umane che sperimentiamo ogni giorno. Questa è la roccia granitica. Erode si turba, e qui c'è da notare quello che dice Sant'Agostino, che scrive: che cosa sarà il tribunale del giudice quando la culla di un bambino neonato atterriva i re superbi? Temano i re della terra colui che siede alla destra del padre, che terrorizza il re della terra quando è bimbo infante. Che dire di quando verrà nella gloria? Erode raduna il Sinedrio e domanda dove avrebbe dovuto nascere il Messia, e lì c'è la legge, c'è la scrittura che lo dice.
E lì la loro costanza è premiata, trovano conferma nelle profezie del Signore, che tantissime cose le ha dette e tutto quello che ha detto ha realizzato nel corso dei millenni, nel corso della storia. La loro costanza è premiata. E allora si mettono in viaggio verso Betlemme e lì riappare la stella. Il Signore si nasconde. Fratelli e sorelle, nella nostra vita personale, nella nostra vita di fede, succede spesso che il Signore si nasconda. Ma questo perché? Per farci crescere nella fede, nella fiducia in Lui, nell'abbandono, nell'amore a Lui, per far sì che gli possiamo dare prova della nostra costanza, della nostra fedeltà, perché è facile dire ti amo Signore, ti voglio bene Signore, ti seguirò sempre quando ti vedo dove stai andando e quando mi dai solo cose buone e sono saziato solo di consolazioni. Ma l'amore si prova nel sacrificio. Perché lì, in quel caso, è il Signore che ci dà a noi, non siamo noi a dare a Lui. Noi cresciamo quando il Signore si nasconde, anzi, quando proprio si nasconde, quando è buio, quello è un momento, cari fratelli e sorelle, egoisticamente parlando per tutti noi, di massima crescita, perché l'anima nostra si purifica, si raffina, diventa bella, si prepara per l'incontro fondamentale della nostra esistenza, che è quello con Lui. Trovano i magi il bambino e dove lo trovano? Lo trovano con Maria sua madre. Vogliamo trovare Gesù? Dobbiamo andare da Maria. Lei ci porta a Gesù. Lei ci dice fate quello che lui vi dirà. All'insegno di Maria inizia la vita pubblica. All'insegno di Maria ci sono le adorazioni dei primi che vanno ad adorare il Signore, i semplici pastori e i magi. All'insegno di Maria finisce la vita pubblica di Gesù, sempre sotto lo sguardo di Maria, sempre con Maria, con una presenza costante ma nascosta, quasi in filigrana. Però questo ci deve far pensare, non dobbiamo venire meno all'amore, alla devozione, all'attenzione che dobbiamo avere per la Santa Madre di Dio. Un'ultimissima considerazione, i tre doni, no, lo sapete, l'oro, l'incenso e la mirra, si possono considerare in mille modi, i commentatori li hanno visti misticamente rappresentati, rappresentanti mistici di tante cose, secondo a chi vengono donati. Cioè, secondo Cristo, per chi è Cristo, l'oro indica regalità. L'incenso indica il fatto che lui è sacerdote, è l'unico sacerdote, è il sommo sacerdote, è colui dal quale ogni altro sacerdozio prende nascita, prende vita. Senza Cristo non c'è un sacerdozio vero, al modo di Melchisedec, dice la lettera agli ebrei. Cristo è il nostro sommo sacerdote, quindi l'incenso, la mirra, la sua umanità, è re, sacerdote e uomo e quindi mortale. La mirra indica il modo che avrebbe dovuto morire, perché è un unguento che si usa appunto per imbalsamare i corpi dei morti. E poi invece la parte che più ci interessa è quella che interessa a noi, perché questi doni che portano i magi possono essere dei doni che anche noi portiamo a Cristo. Con l'oro si può indicare la ricerca della sapienza. Proverbi 2, 4, 5. Se la ricercherai come l'argento e per essa scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore. Cercare la sapienza, che non è lo studio sterile di parole umane, no, ma è pregare e penetrare il senso delle parole del Signore. Con l'incenso offriamo la nostra preghiera, la preghiera devota. Salmo 140, come incenso, salga a te la mia preghiera, o Signore. E con la mirra offriamo la penitenza, la mortificazione della nostra carne. Che la preghiera e la penitenza sono le due ali che ci innalzano al Signore. Quante fondamentali insegnamenti traiamo da questa storia dei magi. Noi, loro rispondono con prontezza, con generosità, con costanza alle ispirazioni del Signore. Basta una ispirazione e subito si mettono in cammino. E noi, quante volte Dio ci ha parlato e ci parla, come ai magi per mezzo degli eventi naturali, come
o per mezzo dei lutti che abbiamo, per mezzo delle delusioni della nostra vita, per mezzo dei rimorsi della nostra coscienza, quante volte il Signore ci ha cercato di chiamare per farci volgere a Lui, oppure anche per mezzo di quella ineffabile pace e gaudio che ci dà Lui in mezzo alle avversità di questo mondo. Noi quante volte abbiamo risposto a queste chiamate del Signore e quante volte invece queste chiamate le abbiamo perdute? La grazia, cari fratelli e sorelle, l'ispirazione è un momento, passa, è un dono immenso che il Signore ci fa. Allora, se abbiamo la ventura di riceverla, una di queste ispirazioni, e ce l'abbiamo perché il Signore ci parla in continuazione, non ce la lasciamo sfuggire. La grazia ha il suo tempo. Passata quella, ce ne saranno altre, ma quella non c'è più, l'abbiamo perduta. Dietro l'esempio dei magi, cari fratelli e sorelle, corrispondiamo dunque anche noi prontamente, generosamente e con costanza agli inviti della grazia divina. E anche noi, come i magi, troveremo infallibilmente Gesù con Maria sua madre, e con Gesù e con Maria troveremo ogni bene qui in terra e la vita eterna. Siano lodati Gesù e Maria.